Oggi 27 settembre 2020 siamo qui a Ticiano nella parrocchia di San Michele, questo antico tempio come ci ha raccontato il parroco Don Pasquale Vanacone. Siamo qui in visita per rendere omaggio a San Michele ed è una tappa a mezza strada tra il Monte Faito, il grande santuario di San Michele a Monte Faito, e la nostra Basilica di San Michele a Piago di Sopello. Intanto è particolarmente bella questa chiesa, particolarmente preparata per questa festività del San Michele. Il parroco ci ha preannunciato che non avremo processioni, ma solo eventi liturgici. C'è tutta una serie di quadri bellissimi, ma ce n'è uno in particolare utilizzato come paliotto d'altare, un San Michele, che Don Pasquale ci ha raccontato di essere un quadro di sua proprietà che trovò anni fa tra gli antiquari. Ed è di grande effetto questa preparazione, questa fede, questo popolo, si evince da una serie di lapidi posti intorno. Addirittura ci segnalava Don Pasquale Vanacore, che è anche responsabile dei beni ecclesiastici, della presenza di una iscrizione che segnala una antica necropoli romana in questa località. Quindi luoghi noti, conosciuti, di antichissima fede, e il rito di San Michele 2020 all'insegna del protocollo emergenziale sanitario Covid. Vediamo la chiesa nel fronte. Eccoci. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.